Buonasera, questa puntata speciale di Assemblea On Air è dedicata a Un'altra Vita, l'evento dell'Assemblea per ricordare la strage di Bologna del 1980. Uno, due, tre. Nell'atrio verso il quale Eliseo ha girato di spalle, prima dello scoppio stanno entrando Yuri con suo padre Giovanni. Una folla di cittadini per il monologo sui sopravvissuti alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Lo spettacolo Un'altra vita chiude la trilogia promossa dall'Assemblea legislativa che ha visto il via con il cantiere 2 agosto. Erano più di 1000 la sera di giovedì scorso a grimire l'anfiteatro di Piazza Renzo in Beni per ascoltare l'attore e regista Matteo Belli raccontare le vite di chi ce l'ha fatta, di chi ha vissuto e di chi si è lasciato vivere. E ha ripercorso attraverso le parole dei testimoni quella giornata del 2 agosto e quindi l'emozione è stata tanta per chi non era lì il 2 agosto, ma qui stasera c'erano diversi testimoni presenti, c'era un'elettricità fra di noi che ascoltavamo le sue parole. Il pensiero sul 2 agosto, su quella giornata così tremenda, l'abbiamo rivissuta e abbiamo rivissuto il dolore. Si vede come la grande sofferenza comunque ha portato a una rinascita di persone che sono profondamente cambiate e hanno contribuito a divulgare questa voglia di vivere. Lo spettacolo di questa sera è una lezione di vita. Tra il pubblico anche il capogruppo del Partito Democratico Stefano Cagliandro, che chiede verità e giustizia per la strage che ha causato 85 vittime e oltre 200 feriti. Verità e giustizia lo cerchiamo non soltanto per le vittime che purtroppo hanno subito una morte indegna, ma lo cerchiamo perché questa comunità è stata ferita, continua a sanguinare, per un evento che ha una matrice chiara ma che ha avuto dei depistaggi incomprensibili in uno stato civile. Lo spettacolo è straordinario, bellissimo, come quelli che l'hanno preceduto, una grande emozione che ogni anno ritorna. Perché Bologna non dimentica dopo 39 anni. L'obiettivo era tenere viva la memoria e la partecipazione su uno dei fatti di sangue più gravi dal dopoguerra in Europa, con la speranza di arrivare a una verità storica e giudiziaria. Nel 2017 lo chiesero in 10.000 per le strade di Bologna assieme ai narratori del cantiere 2 agosto. L'anno scorso furono un migliaio a raggiungere Piazza Renzo in Beni per sinfonia di soccorsi. Giovedì sera c'era anche uno dei sopravvissuti alla strage, Horst Mader, arrivato dalla Germania dopo 38 anni di assenza da Bologna. Il 2 agosto del 1980 perse la moglie e due figli. Emozionante la folla che si alza in piedi per lui e la presidente Saliera che lo abbraccia. Horst Mader. E lo spettacolo di questa sera è stato particolarmente toccante, forse dei sopravvissuti ci si occupa un po' di meno. E, tutto questo mi interessa molto perché è un modo di fare memoria, di usarla nel presente come una cosa attiva. Credo che ricordare il ricordo dei vivi sia qualcosa che entra molto in profondità nel sentimento delle persone. Credo questo aiuti molto a capire anche la dimensione del fatto, più ancora della tragedia di 85 morti. Direi che Matteo è riuscito a rendere fin troppo bene il senso del dolore, del vissuto di questo evento così traumatico e tragico della nostra storia. L'emozione mista tra il dolore che il protagonista è riuscito a trasmettere, però anche l'aspetto positivo di chi è sopravvissuto realmente. Mi ha sempre emozionato la parte sociale che c'è stato dietro, quello che è stato la reazione della città, Bologna, e da questi racconti, da questi spettacoli viene sempre fuori questa parte estremamente emozionante che credo sia stato un punto unico. Lunghe ore di conversazioni, fatte di ricordi e silenzi, parlando con chi, quel 2 agosto 1980, è sopravvissuto. Dietro Un'altra vita ci sono le testimonianze dei feriti, raccolte dal regista Matteo Belli e dalla storica Cinzia Venturoli. Quest'anno l'incontro è stato direttamente con loro e quindi con il materiale umano vivente, pulsante, straordinario da incontrare nei ricordi, guardarli negli occhi, ascoltare i loro silenzi, le loro parole, il loro timbro di voce. È stato veramente un laboratorio vivo e pulsante. Un lavoro molto importante perché non servirà solo
a questo 2 agosto, ma creerà una banca dati, una banca di testimonianze a cui potranno avere accesso tutti gli studiosi, le persone che vorranno informarsi e vorranno avere un tassello in più per ricostruire la storia e la memoria di quei giorni. I racconti sono diventati 2 volumi, distribuiti gratuitamente dall'Assemblea Legislativa. Le storie di Miriam, la diretta testimonianza di Miriam Ridolfi, assessora a Bologna al momento della strage, e Sopravvissuti, che raccoglie invece l'impegno dei soccorritori e il dolore dei feriti. Tra questi ci sono volti simbolo della strage, come Marina Gamberini e Paolo Sacrati, ma anche chi non aveva quasi mai raccontato la propria storia, come Yuri Zini ed Eliseo Pucker. Tutti quanti, quando riescono a raccontare, ritrovano un motore, un'energia per conoscersi meglio e per alleggerire ciò che fino adesso magari ha costituito un peso. Ho sentito un fischio, un sibilo che probabilmente veniva verso la porta, è un botto secco molto forte, ma pum, proprio secco. Io ho aperto gli occhi che ero completamente al buio e non sapevo cosa era successo, ho iniziato a urlare. Poi finalmente, dopo quasi 2 ore, ho sentito delle voci e mi hanno trovato. Sono piombate giù le sale d'aspetto. Momento dopo c'era un silenzio di tomba, non si sentiva più niente, una roba irreale. 2 agosto 1980 è il giorno, diciamo, più brutto della mia vita. Il treno era una cosa che per me era tutto. Essendo figlio di ferroviere, avrei fatto il ferroviere. Da quel giorno lì è cambiato un po' tutto. Ha coinvolto me, ma i miei genitori sono morti di dolore, cioè tutto intorno, no, tutti intorno hanno avuto un cambiamento, un qualcosa. Questa esperienza ha cambiato tanta gente. Io ricordo bene che a 7 anni sono riuscito a dirgli che non sono un eroe, ma sono stato vittima del più grande attentato terroristico che ci sia stato in Italia nel dopoguerra. Se sopravvive non si vive. Potrei trovare forse un po' di pace se arrivassi a capire com'è andata, chi è stato, e quindi giustizia per chi è morto. Allora forse a quel punto io potrei lasciarmi andare. E sono andato avanti perché comunque non mi avevano ucciso fisicamente, non volevo farmi uccidere interiormente, cioè avrebbero vinto loro comunque, e invece io ho continuato a fare la mia vita.